Salve, vi presento il mio libro Pusher. E scusate se è poco, senti che titolo, senti che titolo. Pusher, perché questo libro parla di un vero, giovanissimo spacciatore di cocaina. Storia vera, eh? Capitata qualche anno fa a Napoli, ma non in un quartiere disagiato, non alla famigerata Scampia o altri quartieri tristemente famosi e non sempre ovviamente abitati solo da delinquenti, ci mancherebbe. No, Pusher è ambientato nel centro storico, turistico, ricco di Napoli, dove questo ragazzino a 12 anni era un baby boss, cioè un piccolo grande spacciatore che da solo governava una piazza di spaccio con l'avallo dei suoi genitori. Vendeva bustine di cocaina al cui confezionamento erano addette le sue due sorelline. Nella realtà una, io ne ho aggiunta un'altra perché ho romanzato un po' la storia, però vi assicuro che purtroppo la sostanza della storia è tristemente, assolutamente autentica, reale. E però questo ragazzo nella storia ha un sogno speciale che non vi anticipo. Un sogno che vorrebbe realizzare, ma sapete, in certe città, in certi quartieri, in certe parti del mondo, per i bambini è molto più difficile sognare i propri sogni, anche perché ci sono spesso adulti inadeguati ad accompagnarli. Il libro parla di questo, ma parla anche di uno splendido adulto, adeguato, competente, che proverà ad aiutarlo. Anzi, ce n'è più di uno. Uno è un maestro di strada. Napoli è piena di maestri di strada, cosiddetti, così si autodefiniscono, e sono davvero maestri elementari o prof delle medie, in pensione o meno, che per strada provano a riacciuffare i ragazzi che sono evasi dall'obbligo scolastico e che altrimenti sarebbero irreperibili. Questi insegnanti, in maniera gratuita, volontaria, ma con una tenacia formidabile, sono, io dico, teneri e tenaci, riacciuffano questi ragazzi, nel senso buono li riacciuffano, li riportano allo studio, a scuola. Senza la scuola non si va da nessuna parte, non si riconoscono neanche i propri diritti, non si riesce a farli valere, a farli, a valorizzarli nel mondo civile della convivenza tra gli umani. Ecco. Non dico molto circa quel maestro di strada perché svelerei una svolta narrativa un po' delicata e importante. Posso però parlare di un altro adulto competente. Carmine, panettiere, che non è che possa dirvi tutto, eh. Compratelo, leggetelo. E poi incontratene le auto, incontratene l'autore. Online per ora, d'accordo? Poi magari di persona, ma online si può farlo subito, grazie a Antonio Oliveri di Demea Eventi Culturali. Ciao!